Se vieni fuori con le mani alzate, evitiamo un inutile spargimento di sangue. Gli non abbiamo neanche il tuo gruppo. È stato il film documentario biografico sul genio creativo musicale di Enzo Iannacci ad aprire l'ottava edizione del Festival dello Spettatore, un appuntamento unico nel panorama nazionale la cui caratteristica principale è quella di focalizzare l'attenzione sul pubblico. Ho giudicato che la vita non fosse un modo di esistere fermi mentre intorno succedono delle cose. Al Cinema Eden il primo appuntamento con Enzo Iannacci, Vengo Anch'io, di Giorgio Verdelli, nel quale, grazie ad un sapiente uso del montaggio, è lo stesso Iannacci il narratore del film che parla della sua storia e delle sue avventure in un'intervista rilasciata a Verdelli nel 2005. Parlare di Enzo Iannacci e raccontarlo è una grande responsabilità, però è anche una bellissima sfida, perché per me Iannacci non era solo, come dire, un artista grandissimo, era anche un amico. L'intervista che c'è alla base di questo docufilm è un'intervista che io ho fatto nel 2005 a casa mia. E quindi questa cosa che lui disse, sai, quella è l'unica intervista dove si capisce quello che dico, ha fatto sì che poi dopo un po' di anni con Paolo Iannacci e con Indigo e con Ala Bianca, che è l'editore storico di Iannacci, facessimo questo progetto. Un ritratto che riporta alla luce le mille sfumature di Iannacci a 10 anni dalla sua scomparsa, nel film i momenti più importanti, i tanti compagni di viaggio e colleghi, e poi le collaborazioni con Dario Fo, Cocchia e Renato e con l'amico Giorgio Gaber. Erano veramente, come dire, due facce della stessa medaglia, ma bianco e nero, yin e yang. E Gaber aveva un amore per Iannacci e Iannacci per Gaber straordinario, tant'è vero che Iannacci cita Gaber in una sua famosa canzone, se me lo dicevi prima, dice quando canta Gaber. Ma con la guida sorriso dica no, no, no.